Ciao, buongiorno, eccoci qua ragazze. Voi credevate che non facessi la diretta oggi, che non la facessimo la diretta oggi. Invece si fa perché, come voi sapete, siamo impegnatissimi per la fiera di Abilmente, che è giovedì, venerdì, sabato e domenica Dove? a Vicenza. Chi siamo noi? Lo Scampolo, Antonioli Tessuto, Antonioli Tessuti, gli Dove si trova questa specialisti azienda? di tutti i tessuti. Si trova a Este, due punti vendita, provincia di Padova, e a Rovigo, viale Portadige, di fronte all'Aliper a Este. Mi raccomando. Pensate che domenica siamo andati a un compleanno. Ciao Consuelo, complimenti, è stata una festa come un matrimonio. Stupenda, una festa meravigliosa. Come mi ha visto, mi ha fatto YouTube, YouTube. La gente ci guardava come per dire, ma sono impazzite. Allora abbiamo spiegato come funziona da noi. Si guarda la televendita, si guarda su WhatsApp, su Facebook, su YouTube. Importante che voi non mandiate i messaggi qua, perché se li mandate qua non riusciamo a leggerli. Mandateli sul nostro numero, il WhatsApp del nostro numero. Oppure ci chiamate, che è tanto più semplice se non volete scrivere, se non siete tecnologici. Oggi ho la lingua che mi si attorciglia e sì che non ho ancora bevuto. Allora, noi, lo Scampolo di Antonioli, ci stiamo preparando per la fiera. Scusate se mi ripeto, ma è una cosa importantissima. Giovedì, venerdì, sabato e domenica. Abilmente siamo al padiglione, che mi hanno detto che lo hanno anche cambiato, perciò non so se è corretto leggere questo, Federico. Sì, è corretto. È corretto, perché ce lo stanno cambiando, perché hanno visto che siamo forti e ce lo danno più grande. Speriamo che ci Sia sia, vero. che sia vero, anche perché abbiamo tantissime cose, abbiamo tessuti meravigliosi, scampoli in velluto, velluti antichi, delle tappezzerie, tessuti da arredamento, da abbigliamento, abbiamo anche dei capi confezionati prodotti dalle nostre sarte interne, perché giustamente è una fiera dell'obiettistica, dell'oggettistica, è una fiera per Natale che si fa 2 volte all'anno lì a Vicenza, perché è un po' su tutta Italia, però a Vicenza in questo periodo d'autunno. E poi c'è anche quella in primavera che è bellissima, perché la primavera adesso è Natale, perché è contornata proprio da tutta questa atmosfera natalizia che è stupenda. Dimenticavo, sigla! Ho le scarpe che attaccano e non riesco a girare bene, stamattina non importa, c'è tantissima umidità che mi sono inchiodata per terra, non importa. Allora ragazze, bando alle ciance, che siamo noi lo Scampolo di Antonioli, due punti vendita, uno a Rovigo e uno a Este. Pronte? Bando alle ciance per i nostri capi. Oggi farò vedere delle cose veloci, mi raccomando, voi chiamate se c'è qualcosa che vi interessa, screenshot, chiamate, perché le cose sono pezzi unici e li ho preparati una parte per la fiera, perciò non vi farò vedere tantissimo, perché voglio che selezionate, guardate e poi che ci veniate a trovare. Ci veniate a Solo trovare. oggi per acquistare, poi si spedisce da martedì prossimo. Giustamente il camera mi ricordava solo oggi per acquistare, oggi e domani, perché vedo che chi ordina domani giustamente verrà consegnato, verrà spedito lunedì. Poi un giorno o due arrivano le cose, non preoccupatevi. Accaparratevi qualcosa, perché le cose sono molto belle a prezzi eccezionali, prezzi scontatissimi, perché sapete che noi abbiamo i nostri budget e non vogliamo superare i prezzi, avere sempre delle cose stupende e a buon prezzo, perché le qualità sono ottime, perché i complimenti più belli che ci arrivano dai nostri clienti, che hanno detto che ci mettono delle recensioni, perché arrivano le cose che sono meravigliose. Infatti sono più vere, chi viene qua in negozio dicono: ma sono più be belle dal vivo, è vero. Allora, vestitini per gli ultimi sfoghi dell'estate, però queste sono cose giustamente che vengono messi anche con una calza pesante, un stivalone e un bel chiodino, un giubbino, un capottone. Vestitini 29 euro. Guardate che meraviglia, questi sono Una cosa, portaglia unica. vuoi che faccio inquadrare i pacchi che stanno partendo? Sì, bye bye pacchi, bye bye i nostri pacchi, il nostro amico che ci sta portando via tutti i pacchi, bye bye. Perciò ragazze, aspettate che stanno arrivando. Ecco qua i nostri vestitini, come vi dicevo, in crepe Georgette. Sono vestiti molto belli, semplicissimi, svolazzanti.
sono taglie uniche, vestono fino alla 44 o 46 perché hanno l'elastichino in vita, 29 euro, guardate che meraviglia. Arrivo. Anche questo, guardate, a fiorellini provenzale, questi sono capi da mettere adesso in figura e poi si portano sotto un cappottino e si portano anche tutto questo inverno perché giustamente, ciao, arrivederci. Ciao. Ecco qua la nostra cintura, non ve lo apro perché sennò perdo troppo tempo. Non ho numerato perché non ho avuto tempo, però voi chiamate o scrisciate la foto del capo e ecco perciò... una cosa importante. Allora, voglio ringraziare, avvicinati e così sentono perché è una cosa molto molto importante. No, abbassa il vestito. Allora, per favore, abbiamo visto che ci sono state delle difficoltà con il video... La scorsa puntata. Sì, giustamente c'erano dei clienti che ci chiamavano, ci messaggiavano. Una nostra cliente ha detto: non vi vedo, non riesco a vedervi. Voi dovete, come faccio io, spegnere e riaccendere perché ci sono delle, non so cosa ci sia nell'aria, sarà tutta questa umidità che blocca e non si riesce a vedere. Se avete problemi, spegnete e riaccendete, come faccio io, mettete in pausa o riprendete. Oppure chiamateci che noi vi spieghiamo come fare. O aspettate la sera che di solito... Esatto, oppure aspettate la sera che ora la sera c'è più, forse più campo libero, riuscite a vedere meglio. E se no chiamateci. Vestiti della Wendy Trendy, i nostri vestiti gettonatissimi, vestiti patchwork, sono bellissimi, in tessuto lana, crepe lana, tappesserie, righe, con il corpetto in punto Milano, perciò è un corpetto molto confortevole. Questo veste fino a 48-50 perché è bello ampio, su quei vestitini tipo bebè, dico io, stupendi. Uno per uno così, e questo qua, che invece questo è ovetto. Ovetto vuol dire, questo è ricciato con il carré, questo invece è ovetto, si allarga leggermente nel bacino e poi si ristringe in ova giù svasato, perciò anche questa è una vestibilità molto, molto ampia e molto particolare, perché guardate che ha un pezzettino di velluto, un pezzettino di crepe di lana, uno scozzese, una fantasia tipo broccato e sempre il corpetto in punto Milano, che è molto molto confortevole. Novità, chi ama essere sportivo però dice basta con i pantaloni, sono stanca. Gonne di felpa. Gonne molto molto particolari a tubine, molto lunghe, queste vestono fino alla 46 perché hanno l'elastico, sono molto confortevoli, sono belle e lunghe da portare con lo stivale o con la sneaker, spacchetto dietro, collissi in vita, e io ho fatto questo outfit stupendo con il maglioncione di felpa, sempre più lungo dietro e più corto davanti, con la camicia, la magliettina sotto in caldo cotone. Guardate che outfit stupendo. Siamo sportive, però abbiamo quel tocco di eleganza, perché la gonna è elegante, grazie, ci state già chiamando, benissimo. Poi, non sappiamo cosa mettere sopra, perché giustamente va bene alla mattina, va bene, poi a un certo punto abbiamo bisogno di coprirci, ci sono questi gaban, queste magliettone, queste hanno l'effetto della pelliccia, sono bellissime. Anche queste molto molto particolari con questa scritta, che quest'anno va tantissimo, infatti vedete hanno messo scritte dappertutto, nelle giacche, nei pantaloni, nelle felpe. Io farei questo outfit, il pantalone, la gonna, scusa, con la nostra felpona, ecco qua, guardate che meraviglia, buongiorno, grazie, ecco qua, vedete la scritta dietro. Stupenda, questa ne avevamo una scorsa settimana, non è arrivata sera e ne ho trovato un'altra. Molto molto bello sto outfit. Questo fa da cappotto con una bella sciarpona e siamo a posto per tutto l'inverno. Anche uno svanicato. Io l'abbinerei, chi vuole rimanere nel grigio, anche con questo cappotto senza maniche. Stupendo che questo, con la cintura in vita. Anche questo molto molto bello, è un effetto proprio il peso di un cappotto. Lo possiamo mettere anche con 100 grammi sotto. Anche questo lo possiamo abbinare, la felpona in grigio e con la nostra gonnellona, e facciamo un outfit stupendo. Adesso io qua non ho levato la cintura, però è molto molto bello, anche molto capiente ed è bellissimo perché è un cappotto tutto foderato, non ha le maniche perché, come voi sapete, le maniche certe volte danno anche fastidio. Questo è caldo, particolare. E lo possiamo mettere sotto al nostro completo di felpa, sempre nei toni del grigio, molto molto stupendo.
Bellissimo, aspetta perché qua ho voluto fare camicie, camicioni. Questi sono i camicioni con i famosi fumetti, mi è rimasto un beige, bellissimo anche questo qua. Si può portare con una gonna, con un pantalone, si può portare con un leggings. Io lo metterei con la gonna, sempre la gonna in nero come quella grigia. Eccolo qua, stupendo anche questo. Poi possiamo mettere sopra il nostro gabán, oppure lo smanicato, oppure il piumoncino, quello che vogliamo. Questo è proprio un pezzo unico, anche questa qua, la nostra camicia con Olivia. Poi io ho fatto l'outfit anche in grigio con il maglioncione, la felpona, come il nero l'ho fatto come quello in grigio. Eccolo qua, perché il nero non deve mai mancare, anche questo, gonna con la felpona. Esatto, diceva il camera, visto che vanno tutte queste scritte, se volete qualche scritta particolare, il nome del vostro cagnolino, il nome del vostro fidanzato, il nome del vostro marito, il vostro nome o il vostro soprannome o quello che volete, noi ve lo stampiamo. Anche questo è un outfit stupendo, camicia bianca di cotone con la giacchina in felpina leggera, sempre con la gonna. Volendo mettiamo la gonna, la camicia che esce bella lunga e la gonna, perché magari siamo stanchi dei pantaloni, oppure ci mettiamo il pantalone, un altro bel pantalone che è questo, un pantalone ovetto tecnico, sono quei pantaloni che vestono tutte, con questa camiciona, magliettona, quella che volete chiamare, chi ama le cose un po' morbide, un po' stravaganti, come piacciono a me. Guardate che meraviglia, questo è un tessuto in punto Milano, poi ha del rasetto sotto, una maglia di raso a pua che stacca dal nero. Ciao, sì. Cos'è che costava quella lì? Non mi ricordo. Ti avevo fatto 15, vero? Sì, ok. E 8 euro. Ritorniamo a noi, abbiamo risposto a una cliente, ecco qua, guardate che meraviglia anche questo. Poi possiamo sempre metterlo col nostro capospalla smanicato, che adesso non riesco ad aprirvelo, però se volete vederlo meglio ve lo faccio vedere anche indossato, chiamateci e così a chi interessa lo possiamo far vedere. Poi anche questo, che è una felpina, restiamo sui toni del nero, una felpina molto corta, con la magliettina in caldo cotone sotto, il pantalone che si chiude, un pantalone di felpa, questo c'è sia a palazzo che con il rovescino sotto, mi si è staccato, aspetta che ve lo faccio vedere meglio perché sennò non riusciamo a capire, la magliettina in caldo cotone e questa felpina che arriva circa all'ombelico, però abbiamo la nostra magliettina che copre anche questo, è un completo crop top, dice in camera, si dice, aspetta che lui tutti i termini li sa. Poi vogliamo mettere qualcosa sopra perché pensiamo di avere freddo, pantalone, t-shirtina e il nostro cardigan, finché non fa freddo freddo, il nostro cardigan asimmetrico con le punte un po' particolare, una bella collana che adesso non ce l'ho portata di mano, però se mi chiamate vi posso fare l'outfit completo. Questo è un appendino che non ci sta, lo mettiamo qua. Restando sempre sul nero, le nostre magliette a mantella. Queste sono in lana e viscosa, sono delle magliettine incrociate con la manica pipistrello che vestono un po' tutti. Io le abbinerei con il nostro pantalone con la patta davanti, che questi sono pantaloni che vestono tutte perché hanno questa patta davanti che ha un po' di pancetta, gliela nasconde ed è fantastico. Ecco qua, questo è anche sempre un outfit stupendo con la nostra magliettina in caldo cotone che esce. Bellissima, manica pipistrello, perciò veste tantissimo. Ecco qua ragazze. Abbiamo bisogno di qualcosa di un po' più sostanzioso. Il capottino, questo mi viene voglia di farvelo vedere indossato. Mi dispiace che non ho l'outfit perfetto, perché con il pantalone maculato, che poi vi faccio vedere una cosa, non è il massimo, però una bella sta bene con tutto giustamente. Questi sono quei capottoni che non hanno stagione, che sono meravigliosi. Anche questo veste abbastanza perché è un po' ovetto,
tutto a pezzi, perciò è bellissimo, lo possiamo indossare con come vogliamo e con cosa vogliamo, e sono quei capi che fanno la differenza. Ha tutto il collo in jersey, perciò è un collo molto confortevole, ce lo possiamo tirare su come vogliamo, è tutto a patchwork perché è molto molto particolare, molto molto bello, sempre pezzi unici. Oh, ecco qua, pantalone come il mio, questo è un pantalone viscoso, non sono pantaloni estivi perché sono pantaloni viscosi invernale, è una viscosa leggermente più pesante e giustamente è sempre morbida, però non è la classica viscosa estiva. Mi piace tantissimo Immacolato, infatti l'ho indossato. Questo? Sì, esatto. Io vi faccio vedere l'outfit perché è stupendo con questa camicia. Questa è una camicia nuova che è appena arrivata. C'è il beige. È da portare senza niente. Io giustamente, perché vi faccio vedere la particolarità di questa camicia. Finché la camera risponde, io me la abbottono. Vedete la particolarità? Adesso io ho preso su di questa camicia che è stupenda. Questo è l'outfit che io avevo preparato, però non sono riuscita, ho dovuto cambiarmi perché giustamente il caldo è incessante oggi, proprio ti fa morire, e ho dovuto spogliarmi e mettermi la canotta. Questa camicia c'è in nero, che è come quella che è sul manichino, oppure c'è anche in beige. E ha questo taglio dietro che sul manichino si vede meglio. Ed è stupenda. Si vede e non si vede perché giustamente copre. Ed è fantastica. Questa è proprio una novità, una cosa che mi ha preso. E infatti io stamattina questa è mia. E mi sono cambiata perché fa molto molto caldo e fastidioso giustamente. Felpe. Felpe particolari per chi ama un po' la stravaganza. Queste sono felpe a taglio vivo, questo effetto del taglio è una caratteristica, non è un difetto. Io li abbinerei con questo pantalone a quadrettini in blu, questo è già un capo invernale con la felpa, possiamo far uscire una magliettina, oppure ce la mettiamo con la così senza niente, col giubbino sopra, e anche perché è un po' scostata, e poi sotto possiamo mettere quello che vogliamo, una camicia blu, una magliettina blu in caldo cotone, maniche normali a questo taglio un po' particolare, anche questo è un pezzo unico. I nostri vestiti, ne ho altri due con il principe di Galles, con Olivia e Braccio di Ferro, ma li ho a casa perché appunto vi dicevo, mi sto preparando, ve li farò vedere a Vicenza in fiera perché sono dimenticati di portarli su. Vi faccio vedere lo stesso le novità, sono due vestitoni perché come voi sapete questi vestiti non hanno stagione, adesso vengono portati come chemisier e dopo vengono portati come camicioni con legging sotto e sopra ci mettiamo quello che vogliamo. Abbiamo anche dei capospalla che devo fargli vedere, riesco ad andare di là a prenderli? Sì. Perché tu intanto fai vedere, esatto, che come voi sapete abbiamo abilmente che ci sta facendo lavorare, però ragazzi ci vuole perché giustamente io dico sempre che chi lavora guadagna e chi non lavora, perciò un sforzo bisogna farlo, giusto? Per quanto ti piace il lavoro, eccomi qua, la nostra cliente ha chiesto dei capospalla, anche questi qua sono tipo questo che abbiamo nel manichino. Ecco, una domanda, come ecco qua. Su WhatsApp mi ha chiesto se posso farglielo vedere. Questo è quello che gli avevo fatto vedere, che è quello sui lacci. Facciamo vedere questo perché una ragazza che ci ha detto che lei d'inverno gira in moto, perciò ha bisogno di cose un po' pesanti. Abbiamo questo capo che è meraviglioso, è in piumino d'oca, proprio oggi, eccolo qua, questo è un capottone leggerissimo, non mi sembra nemmeno di averlo addosso ragazze. Questo veste fino alla 46 perché è molto ampio, anche 48 perché è ampio, io che porto un 42, 44 se voglio qualcosa di, guardate che meraviglia, questo è tutto a doppio petto, però un doppio petto vedete? Che si abbottona lateralmente, non è il classico capottone
cucito con la chiusura dritta, è proprio laterale. Poi l'accetto che si lega, questo è meraviglioso, e adesso vi faccio vedere anche l'altro, perché ho preso per sbaglio questo qua, perché ho promesso a questa ragazza che gli facevo vedere, e siamo molto molto impegnati, però giustamente ogni promessa è un debito. Ah, e poi mi sono rimasti tutti quelli corti, eccolo qua, sono rimasti quelli corti come sul manichino, perché giustamente, come voi sapete, le cose corte sono le più gettonate. Questo non ha il cappuccio, questo invece ha il cappuccio, questo qua che sto indossando adesso, anche questo è molto bello, sempre in piumino d'oca, perché ripeto, anche questo qua, questo si abbottona così. Questo vesto è un 42-44, eccolo qua, sempre bottonatura laterale. Questo ha il cappuccio, sì, ha il suo cappuccio, ed è leggerissimo, ragazze, perché non mi sembra nemmeno di averlo addosso, nonostante l'umidità che c'è. Bellissimo. Sono quei capi, ha il polsino nelle maniche, così lo possiamo tenere stretto qua e poi ha la sua bella manica. Questo veste anche un fino 46, secondo me, perché io di capospalla prendo sempre una taglia in più, me lo sento bello comodo. Ecco, ragazze, che dire. Allora, siamo stati abbastanza veloci, perché giustamente abbiamo la fiera e ci stiamo preparando, e come voi sapete volevo provare questo perché, come voi sapete, è tanto impegnativa, però dà tante soddisfazioni. Veniteci a trovare, chiedeteci una foto. Esatto, voi venite a trovare e ci faremo anche una foto insieme. Adesso qua ci vorrebbe anche un bel tagliere, perché giustamente io lo metterei, vedete? Che meraviglia, questo si può chiudere in vita, oppure lo lasciamo morbido e lo portiamo come proprio capospalla con il nostro... Io non sono un designer, ma sono una sognatrice, c'è scritto dietro. Giusto, Lidia? Giusto, Lidia, abbiamo tradotto. Bellissimo sto capo. Io lo metterei, grazie. Mi hai invitato in Inghilterra a mangiare fish and chips, cara. Ti hai invitato in Inghilterra a mangiare fish and chips? No, solo a me, no? Solo a te? Mi dai una giacca di quelle lì spaziali, quelle col tulle Principe di Galles, quelle lì, proprio che hai appena toccato, cameraman. Visto che vuoi andare in Inghilterra e non sai cos'è il Principe di Galles. Se vogliamo, lasciamo stare la famiglia reale. Va. Ecco qua, avete sentito, lasciamo stare, ha detto la famiglia reale. Ecco qua, questo è molto bello che è portato così, con la nostra giacca in Principe di Galles, che è stupenda. Qua c'è anche il pantalone, me lo passi per favore. Vedete il capo com'è meraviglioso. Qua c'è giacca con il tulle, il pantalone e il gabán sopra. Queste sono cose che adesso, quando le presenteremo, che le verranno a toccare, che si saprà il materiale. Guardate che meraviglia, eccolo qua. Stupendo. Sono cose che dureranno pochissimo, perché sono cose veramente, veramente belle. Se vedete qualcosa nelle scorse dirette e siete in fiera, probabilmente... Faccio provare anche questo. Ecco, dice il camera, se siete in fiera, venite ad Albilmente e vedete delle cose qua e dite, ma guarda, risparmi i soldi della spedizione, me le puoi portare, avete tempo oggi e domani, perché noi mercoledì siamo là, giovedì scusate, anche questo è molto bello. Questo è sempre in piumino, è un po' più pesante del 100 grammi, è un capo invernale, ha questi lacci che si possono tirare come vogliamo, così rendiamo il capo come vogliamo noi, se più largo o meno largo, ed è stupendo anche questo qua, sempre con il cappuccio, meraviglioso. Ok ragazze, mi raccomando, screenshottate, chiamateci, passate a salutarci come è successo ieri. Grazie Gabriella che ci hai passata, è stata una sorpresa meravigliosa la nostra, ci siamo chattate tutta quest'estate. E ieri questa nostra cliente, che ha un ristoro, un ambiente a Jesolo, dovrebbe avere qualcosa di eccezionale, perché lei è una ragazza donna bellissima. Bellissima. È molto molto bella, molto all'avanguardia, è molto moderna, perché giustamente quando si ha un po' più di 50 anni
se si veste moderni siamo bellissime. Ma molto meno di 60, come noi, giusto Gabriella? Ciao, grazie tesoro, a presto. Ciao a tutte. Allora, no, aspetta, fermi. Che saluto. Fermi, che il camera me ha sempre qualcosa. Abilmente, ricordiamo che l'espedizione... Schedata. Le spedizioni, ripeti. Allora, il camera lo ricordavo perché si è sintonizzato su questo momento che non è riuscito a vedere dall'inizio della puntata. Noi siamo abilmente giovedì, venerdì, sabato e domenica. Padiglione numero 7, Stender 731. Stender è grandissimo, con arredo casa, abbigliamento confezionato dalle nostre sarte e anche delle cose un po' particolari, e tessuto dei fratelli Antonioli. Un bacio, vi aspetto!